Oggi sono di nuovo qua in centro a Londra per continuare la mia serie Foto senza pretese. Oggi ho voluto andare verso il centro. Sì, sono uscito a Green Park, ma ho già fatto quasi 500 metri perché sono a Piccadilly. E questo perché voglio vedere se hanno acceso le luci, quindi vorrei fare qualche foto con le luci già accese e vedere un po' come vengono. Ho già portato anche il treppiede stavolta e quindi vediamo come va. È appena venuto un dubbio, ma si dice tripiede o treppiede? Perché ho sentito tutti e due i modi di dire. Boh, io lo chiamo tripiede. Peccato però che abbiano messo queste transenne verdi, non so bene ancora perché, probabilmente per il distanziamento, ma rovineranno abbastanza la foto probabilmente. Ho qualche foto che ho fatto l'anno scorso, quando le ho fatte durante Natale, giù di lì, che quelle lì erano venute davvero molto belle. Se le riesco a ritrovare magari ve le metto in schermata. Lo schermo di Piccadilly mi delude sempre, perché quando cerco di fare le lunghe esposizioni di solito mettono delle schermate tutte bianche e si rovina la foto perché si brucia. Però cosa si posso fare? Le gran foto qua in zona per adesso non se ne possono fare perché non c'è tutto sto che da fotografare. Non mi piace. Una zona che comunque è molto turistica e ci sta, capisco tutto, ma non mi piace per niente in realtà. Comunque nel caso non riuscissi a fare qualche foto carina, vi caricherò delle foto vecchie che avevo in archivio. E sì, sto per riempire un po', insomma, per dare un po' di pienezza a questo vlog. Sempre incredibile vedere quanti lavori in corso ci siano sempre a Londra. Strade chiuse, lavori, gru ovunque. Ok, ci sta. Cosa dovete fare? Ditemelo. Così mi preparo. Ma sono lieto di dirvi che ho scattato la mia prima foto. Probabilmente è uno schifo. Ma vabbè. In ogni caso, è successa una cosa strana. Io ho davvero una memoria orribile e quando ero a casa e ho messo tutto dentro lo zaino per venire a fare le foto, mi sono detto, ricordati di mettere la SD dentro alla macchina fotografica perché altrimenti sei fregato. Certo, me lo sono ricordato proprio. Beh, fatto sta che me lo sono dimenticata, sono arrivato qua, ho acceso la macchina fotografica e fa, nessun SD. Ok. Però evidentemente la mia testa lavora meglio di me e quindi avevo un'altra SD di scorta, magari non performante come l'altra, ma vabbè, e dentro lo zaino, e quindi sono a posto io. Il sole mi fa ben sperare, durerà pochissimo, però queste ombre sono pazzesche, quindi magari riesco a fare qualche foto. Mi sto davvero abbagliando, è una roba incredibile, non riesco a fare neanche le foto. Cioè, ragazzi, non vedo avanti, faccio fatica. Aiuto! Guarda che oggi fa ben freschino. Però... sì, ci sta. Sta. Il problema, vabbè, a me piace fare le foto con le nuvole, perché si pitturano, se vogliamo così, ma fa niente, cioè nel senso, va bene anche così. Però sì, ho fatto qualche foto, ma secondo me ne esce ben poco. Vedremo poi dopo, però sì, non mi aspetto niente di speciale. Non so se sapevate che quando c'è la bandiera della Union Jack sopra a Buckingham Palace, in realtà la regina non è in casa. La regina è in casa solamente quando c'è la bandiera
della casata dei Windsor, perciò non c'è adesso la regina. Mi è venuto in mente un aneddoto passando di qua, che io la primissima volta che sono passato davanti a Buckingham Palace ho visto la regina uscire fuori da queste porte qua. Ed è incredibile. Questo è chiamarsi fortunati, diciamo così. Comunque non so cosa mi prenda oggi, ma non mi sento per niente ispirato. Ho fatto qualche foto, ovviamente, però sì, cioè, come dicevo prima, non penso che ne sia venuto fuori un granché. Comunque, per ora mi sto dirigendo verso il Big Ben, Westminster Bridge. Dovevo andarci prima perché il sole batteva lì e magari qualche foto riuscivo a farla di carina. Il problema è che la zona del Big Ben non mi piace ultimamente. Perché ovviamente con il Big Ben chiuso così non mi ispira per nulla. Adesso vediamo. Andiamo verso di là. Magari qualcosa ne esce. Poi dopo, sì. Oltretutto, sempre riguardante al problema della memory card, la batteria della macchina fotografica si sta anche scaricando. Perciò immagino che avrò un'altra batteria all'interno dello zaino, spero, carica. Perché magari sicuramente ce ne ho una, ma questo non vuol dire che sia carica. Io spero che sia carica, altrimenti finirò prima di fare le foto. Ci ho ritrovato in questa zona, vicino al Big Ben, che non ho mai visto. Quindi la sto attraversando così. Ancora mi capita di beccare zone che non ho mai visto. A me fa sempre molto piacere. Questa non è una delle più belle, ma va bene. Siamo arrivati anche al Big Ben. Oltretutto, per una curiosità, vi dico che in realtà Big Ben non è il nome corretto della torre. Il nome corretto della torre sarebbe Elizabeth Tower, chiamata così dopo il giubileo della regina. Big Ben è solamente la campana del campanile, perché è un campanile. Hanno iniziato a ristrutturarlo nel 2017 e dovrebbe finire la ristrutturazione nel 2021. Con tutto sto casino, probabilmente andremo nel 2022. Speriamo di no, però è possibile. Allora, ho piazzato la macchina fotografica sul treppiede. Adesso faccio qualche foto, lunga esposizione, ma purtroppo la batteria non era carica, quella la seconda che avevo, quindi farò queste ultime foto e poi andrò a casa. Ecco qua. Comunque va bene, adesso fa niente. Farò queste foto qua, vediamo come vengono e poi è a posto così. Niente ragazzi, io ci ho provato, però mentre facevo proprio l'ultima foto, la batteria, anche la seconda batteria si è spenta, perciò niente da fare. Perciò se il video vi è piaciuto, mi raccomando di lasciare un like, condividere, commentare, attivare la campanella per essere sempre aggiornati sui prossimi video. E vi ringrazio, alla prossima!